8, che vada Barbieri, Fantozzi, 1.45 Fantozzi! La grande conclusione di Fantozzi, 1.45 a 1.45 dalla fine della prima frazione, questa pallina si è infilata sotto la traversa della porta difesa da Gomez a 1.45, fuori da Andrea Fantozzi. 10 secondi alla conclusione dei 45 secondi, Lorenzo Giovannetti al centro per Faccin, si gira Faccin e poi la palla aveva colpito il palo e poi è stato bravo Lorenzo Giovannetti a 9.26 a essere il primo ad arrivare sulla pallina e a metterla dentro, quindi a 9.26 dalla conclusione della partita Giovannetti raddoppia. Partita corretta in pista grazie ai giocatori ma grazie anche ad una direzione di gara, questa di Alessandro Celzi di Novara e Daniele Moretti di Follonica, che hanno tenuto direi sempre in piedi la partita, con in pugno la partita con un ritmo alto con cui c'è stato. C'è il gol del 3-0 da parte dell'Lodi quando siamo a 2 minuti e 17 secondi dalla conclusione della gara, è il numero 5 Faccin. Sì, Alessandro Faccin. Faccin dovrebbe essere lui, sì, a sì. 2 minuti dalla conclusione della partita ha messo. È il nono fallo di squadra dell'Lodi. Danna. Siamo quasi alla conclusione di questa contesa, a 55 secondi alla fine. Si va da Rosi. Lì è Marrosi, ancora lui e poi c'è il decimo fallo. Decimo fallo del Lodi, intanto c'è anche il time out, Moiano contro Grimalt, ma non mancano 46 secondi. Parte Juan Moiano e trova il gol, il decimo gol in campionato di Juan Moiano, 3-1, questo è importante anche perché Barbieri recupera bene la pallina, Moiano, ancora Moiano, travolto da Grimalt, c'è il blu per Grimalt. E avevo detto che lo manda via. Avevo detto che non c'erano stati blu. No, ma qua non ha avuto dubbi Alessandro Celzi perché nettissimo. Sì. Lodi, si è involato Moiano verso la porta del Lodi e Grimalt, che poi ora si arrabbia tantissimo, Valentin Grimalt. Ringraziamo anche la nostra regia che inquadra il portiere. Sì. Argentino, ma Moiano è stato travolto da Grimalt. Eccolo qua Riccardo Porchera che va a difendere la porta giallorossa. L'applauso al secondo portiere dell'Odi da parte dei tifosi giallorossi. Sulla pallina ancora Moiano, è pronto contro Porchera. Juan Moiano si va, parata e poi allontana Porchera, recupera la pallina Moiano, 22 secondi, c'è l'uomo in più per il centro, Rosi, Puccinelli, ancora Rosi, va da Danna, Rosi, Danna, Moiano, il tiro di Moiano, cerca di ripartire, ci riesce Lodi. Allora è chiaro, sì, Roy, che la partita. Eccola là, è finita, 3-1.